Questo programma vi è offerto da Buonasera a tutti voi e ben ritrovati a Friul Economy, puntata di questa sera dedicata all'euro e all'Unione Europea con questo titolo Se l'euro pa è la causa di tutti i mali. Abbiamo un parterre variegato di ospiti e tanti servizi video con diverse interviste realizzate a molte persone, quindi direi subito di presentare gli ospiti. Alla mia sinistra abbiamo Daniele Vadori di Finanziaria Internazionale, buonasera Vadori. Buonasera. E sempre alla mia sinistra Indira Fabbro, membro del CDA del COSEF, buonasera. Buonasera. Poi invece alla mia destra Gianluca Scelzo di Copernicosim. Buonasera. Ben ritrovato. E Paolo Ermano alla sua prima qui a Friul Economy, esattamente come Vadori. Paolo Ermano è docente di Economia Internazionale all'Università degli Studi di Udine. Buonasera. Bene. Direi subito alla regia di partire col primo servizio, con le interviste alle persone che ha realizzato il nostro Paolo Bassi e poi ci troviamo qui a commentarle. Secondo lei quali sono i pro o i contro, se ce ne sono, per l'Italia di rimanere nell'Unione Europea e perché? Ma no, deve rimanere nell'Unione Europea perché è molto importante, però devono cambiare il sistema dell'euro. Uscire dall'euro? Non uscire, migliorarlo, darle più valore all'Italia per l'euro. Adesso invece purtroppo con l'euro abbiamo perso potere di acquisto, potere di tutto. Io una volta con 600-700 di pensione che avevo stavo bene, adesso che 800 e tanti euro sto male. Boh, io penso che l'euro è la moneta ormai europea e quindi assolutamente non si può prescindere, visto che facciamo parte della comunità europea, quindi penso che non si può assolutamente uscire dall'euro, che sarebbe secondo me un grosso danno per l'Italia. Io vedo che in giro ci sono tanti che possono star meglio di me, ma tanti, tanti, tanti che stanno molto peggio di me. E in primis anche i giovani, perché vedo che comunque i giovani adesso stanno ritornando a rifrequentare i bar e stanno chiusi nel loro piccolo, ma perché? Non è colpa loro, è la società proprio, è il potere di acquisto che non abbiamo più. Non abbiamo più potere d'acquisto, secondo me. Io dico sempre, una volta tutti eravamo milionari, adesso con l'euro però... In questo momento non sarei in grado di darle una risposta risolutiva, solo un consiglio forse, perché neanche i grandi non sanno come fare, quelli addetti proprio al caso, diciamo. Sono contrario riguardo all'euro che ci ha rovinati. Una nazione dovrebbe mantenere la propria moneta e diventa una nazione forte e non con la dipendenza degli altri stati, che della Germania che fa il bello e cattivo tempo. Io sono d'accordo che ritornassimo alla nostra lira. Teniamo presente che in Italia abbiamo il 12% di disoccupati. Il vero problema è che non è l'euro che ha causato questo. Cosa è successo? Noi in Italia abbiamo avuto sempre dei governi un po' spendaccioni, abbiamo aumentato il debito pubblico, ma contemporaneamente per dare un po' più di fiato alle imprese, implicitamente abbiamo svalutato i salari. Quindi c'è stata una deflazione dei salari, mentre in Germania ad esempio c'è stata una reflazione dei salari, quindi in Italia abbiamo avuto una deflazione che è servita per permettere alle imprese di colmare in parte il gap di competitività che c'era sull'estero. Quindi alla fine è chiaro che se vai a chiedere a una persona, un impiegato, un operaio, secondo te stai bene? No, l'euro ci ha impoveriti, e questo ti dirà così. In effetti non è l'euro il problema, siamo noi. L'Italia, ripeto, in tutti questi anni i tassi bassi di interesse ha aumentato il debito pubblico senza programmi di lungo termine, con governi che si sono succeduti uno all'altro senza programmi di lungo termine,
La riforma elettorale non è stata fatta nel senso, diciamo così, di parificare perlomeno alle altre nazioni europee, quindi noi ci troviamo in una situazione in cui effettivamente poi il catalizzatore di tutte le proteste diventa l'euro, ma non lo è. Tanti temi inseriti in queste interviste realizzate da Paolo Bassi. Partirei da Scelzo. Scelzo, si parla molto in modo ricorrente di perdita del potere d'acquisto, ma anche di calo della competitività. Sulla perdita di potere d'acquisto, qual è la sua posizione riguardo all'euro rispetto evidentemente alla lira? Allora, partiamo dal presupposto che tornare alla lira secondo me è totalmente impensabile. E quindi dobbiamo assolutamente rimanere all'interno dell'euro. Io viaggio abbastanza per lavoro e le dirò che nel resto dell'Europa i prezzi sono molto più alti che in Italia. Questo è dovuto al fatto che non c'è stata inflazione negli ultimi anni. L'inflazione in Italia si è praticamente bloccata, parlo di inflazione reale ovviamente, e quindi questa cosa ha un pochettino aumentato quello che è il problema Italia. Noi eravamo abituati ad avere un'inflazione molto alta, penso ai BOT, al 18% degli anni 80-90, adesso è tutto praticamente fermo. Questo ha anche implicato una riduzione degli investimenti, oltre al fatto che, come diceva l'ultimo intervistato, il debito pubblico italiano purtroppo continua a salire, sembra che non voglia assolutamente scendere, anche perché le riforme strutturali non sono state ancora fatte. Ecco, ma per quanto riguarda la Germania invece, Ermano, un intervistato dice: dipendiamo dalla Germania. Questo secondo lei è vero? In che misura l'Italia, voglio dire, ha perso, diciamo così, la sua sovranità, ma anche, voglio dire, la sua ricchezza, come alcuni dicono, in favore invece di un controllo tedesco anche dell'economia italiana? Beh, c'è da dire che già degli anni 80, comunque la Bundesbank, quando faceva delle scelte di politica monetaria, veniva poi seguita a ruota dalla nostra banca centrale. Questo vuol dire che di fatto già prima dell'introduzione dell'euro fisico, comunque la Bundesbank, che era la rappresentanza della banca centrale più potente che c'era in Europa, in qualche modo indirizzava le politiche monetarie. C'è anche poi da dire che noi siamo tutto sommato in un sistema che vincola la nostra moneta già da fine anni 70, quando nasce il sistema monetario europeo, e di fatto questo non è che ha creato grandi sconvolgimenti, ovvero non è che negli anni 80 e 90 si sentisse questa grande esigenza di dover criticare il sistema monetario europeo, anzi eravamo entusiasti di esserci dentro. Vero, la Germania ha un potere rilevante all'interno dell'Europa, ma perché l'Europa è un club di paesi diversi e la Germania rappresenta il paese più ricco e più potente. C'è da dire però che se guardiamo anche la storia recente della Germania, prima si parlava delle riforme strutturali, la Germania ha avuto il coraggio di fare riforme rilevanti, penso al mercato del lavoro, ben prima che la crisi economica costringesse il nostro paese a farle. Per cui di fatto hanno dimostrato, se mi passa il termine, di essere un po' più maturi come studenti, un po' più maturi come membri del Club Europa rispetto all'Italia. Dall'altro però, rispetto a prima, quando noi eravamo dipendenti dalle scelte in qualche modo della Bundesbank, in quanto, ripeto, paese più banca centrale più forte, quindi una valuta più forte, cioè dire che adesso invece noi pesiamo all'interno delle decisioni del board della banca centrale allo stesso modo di quanto pesano i tedeschi. Non è un caso che negli ultimi anni i tedeschi siano molto lamentati delle politiche monetarie europee, proprio perché non andavano nella direzione che speravano loro. Per cui, tutto sommato, alla fine della fiera, se uno osserva con un minimo di distacco i fatti, la Germania è vero che ha un peso forte, però tutto sommato dal sistema condiviso europeo l'Italia ha un po' guadagnato, forse più paradossalmente più sovranità sulla propria decisione rispetto a quando non c'era l'euro. Ecco, Vadori, Fumei faceva riferimento al tema dei salari, però faceva anche riferimento al tema della competitività. Dove sta secondo lei il punto? È colpa dell'euro? I salari non sono cresciuti? Oppure c'è un tema di competitività che, sentendo anche le parole adesso di Ermano legate al mercato del lavoro, l'Italia è rimasta indietro?
Bah, partiamo dal presupposto che in realtà le relazioni nascono dall'analisi di una serie di meccanismi. Un sistema competitivo ha bisogno innanzitutto di un sistema di finanziamento forte di natura privata, quindi sistema bancario di supporto all'interno di quella che è l'infrastruttura del paese deve essere valido e funzionante in modo tale da poter fluidificare meglio la spesa per investimenti delle imprese. Poi c'è bisogno di un elemento fondamentale che è la garanzia di sicurezza di quelle che sono le politiche che verranno messe in piedi all'interno di un paese e da un governo in particolare. Diversamente, anche in presenza di possibilità di fare investimenti, è difficile che un'impresa prenda autonomamente in maniera individuale il rischio di portare avanti delle politiche senza essere sicura che queste avranno un risultato di medio-lungo periodo all'interno di un contesto che può essere legislativo e economico. Ecco, la sensazione proprio in questo senso qua è che con il nuovo decreto del governo, quello recentissimo, sul mercato del lavoro probabilmente stanno venendo meno anche alcune delle liberalizzazioni, dei cambiamenti fatti prima. Quindi diciamo, probabilmente questo renderà forse ancora più complicato per le imprese straniere venire a investire qua? Diciamo che se facciamo una valutazione di quello che dovrebbero o avrebbero potuto fare le imprese nazionali nei confronti del contesto degli investimenti, il ragionamento va in una direzione, e cioè della loro possibilità di poter lavorare in un diciamo regime di tranquillità e di serenità dal punto di vista del supporto che lo Stato può dargli. Se ragioniamo invece in termini di attrattività di investimenti dal punto di vista di operatori esteri o investimenti finanziari, il meccanismo diventa molto più forte, perché un investitore finanziario puro tendenzialmente non guarda minimamente un paese nel momento in cui questo paese non fornisce sufficienti garanzie di poter che questo investimento sì, esatto, dia i frutti sperati nel medio-lungo termine. E gli investimenti non vengono mai presi dal punto di vista speculativo da parte degli operatori, per cui è sempre difficile lavorare su ambo i fronti. L'Italia, per una serie di ritardi, diciamo, secondo me più legati alla lentezza con cui ha saputo digerire quelle che sono state le dinamiche internazionali negli ultimi anni, ha perso di attrattività nei confronti degli investitori stranieri sicuramente, e ha ridotto, perché non si sono persi completamente, gli investimenti interni da parte delle imprese. Ecco, prima di andare in pubblicità, giusto, se l'Italia uscisse dall'euro, questi investitori stranieri come reagirebbero? Beh, sicuramente non prenderebbero, secondo me, più in considerazione in maniera serena l'idea di entrare a fare investimenti all'interno di un paese, se non in maniera o per motivazioni di natura speculativa, per cui non è il tipo di investitore che un paese dovrebbe preferire nel momento in cui decide di adottare più o meno una politica economica o monetaria. Ma nelle tasche degli italiani che cosa cambierebbe poi? Perché abbiamo sentito opinioni anche diverse da parte della. Io sono dell'idea che una perdita completa dell'ipotesi di poter attrarre investimenti più di quanto attualmente venga fatto nel medio-lungo termine dovrebbe portare a dei risultati negativi in termini di generazione di PIL da parte di un paese. Di conseguenza la capacità di trasferimento degli effetti del prodotto interno lordo sulla ricchezza delle famiglie e delle imprese gioco forza è negativo. Avremo poi anche il resto della trasmissione di parlare anche degli effetti positivi o negativi del rimanere o meno nell'euro, evidentemente. Adesso devo lanciare la pubblicità, che siamo andati un po' oltre. Ripartiamo subito con l'intervista invece ad Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, e la commentiamo anche poi con Indira Fabbro. L'Italia riesce ad essere la seconda manifattura europea, la settima del mondo, con un deficit competitivo veramente ingente. Quindi
immaginiamo cosa potrebbe essere l'Italia se partisse da una situazione paritaria rispetto agli altri stati membri del G8, per esempio. Quindi, su quali tematiche in particolare lei vedrebbe? Ma, cioè, quali dovrebbe essere la vera agenda del governo da cambiare perché sia più facile fare impresa, quindi creare occupazione? Cuneo fiscale è assolutamente il primo svantaggio competitivo che ci ritroviamo. Poi abbiamo in Italia anche un problema infrastrutturale. Dopodiché la certezza del diritto, si dice che il primo motivo di mancati investimenti diretti esteri in Italia sia proprio il fatto che non c'è certezza del diritto e da industriale purtroppo questo può essere confermato. Abbiamo il problema del debito pubblico, come si è detto, quindi il problema delle pensioni, il problema della gestione dei giovani, della formazione, il problema della mancanza di ricerca, di investimenti in ricerca. Sono decisamente parecchi i deficit competitivi e nonostante questo riusciamo a mantenere una situazione di competizione di alto livello. Ecco, Indira Fabbro, abbiamo sentito l'intervista ad Anna Mareschi Danieli che si collega un po' a quello che aveva detto sul finire dell'altro intervento. Fumei, voglio dire, in questo momento l'euro sta facendo da catalizzatore probabilmente nella testa di molte persone come la causa di tutti i mali, però in realtà fare impresa in Italia significa affrontare tutto un altro genere di problematiche di cui la Presidente di Confindustria Budina ha fatto un lungo e veritiero elenco. Qual è la sua posizione riguardo appunto allo scindere queste due tematiche? Cioè, il problema secondo lei è l'euro oppure i problemi che ha indicato e in che modo l'euro può aver avvantaggiato o dato delle difficoltà invece alle imprese italiane? Sicuramente l'euro come moneta è stato un vantaggio per tutti i paesi che ne hanno fatto parte, quindi dall'idea iniziale che c'è stata dai 6 paesi fondatori, fra cui anche l'Italia, l'euro è stato sicuramente un vantaggio per i paesi che ne fanno parte e il mercato libero. Però bisogna dire che in questi anni si è partiti da 6 paesi che hanno fondato l'idea di Unione Europea per arrivare a 26 paesi. 28. Qualcuno in più, sì. 28, poi c'è l'Inghilterra, scusi. Che sì, è uscita. Ecco, e quello che manca nell'Europa sicuramente è un apparato burocratico, un insieme di leggi coordinate tra tutti i paesi. E questo si è visto per esempio in quello che sta succedendo nella politica nazionale con il problema dei migranti, per cui un elemento per esempio che disgrega e non unisce. Per quanto riguarda le aziende o comunque le attività produttive, non c'è un sistema unico, per cui comunque noi in Italia abbiamo determinate leggi, in Germania ce ne sono altre, penso, non so, ai certificati per esempio di qualità, per cui certi paesi hanno determinate richieste e altri ne hanno altre. E quindi non c'è un'unione, per noi che ovviamente dobbiamo rapportarci al mondo globale. Già nella nostra Europa unita, così come è pensata, l'unica cosa che ci aggrega è l'euro. Poi tutto l'insieme di burocrazia, come diceva la Presidente di Confindustria, sono problemi che abbiamo già noi in Italia, poi dobbiamo rapportarci anche con gli altri paesi e sicuramente insomma è stato più un moltiplicare di leggi e di regole che non magari venire in incontro a chi effettivamente fa azienda. Ecco, ma chiederei invece a Ermano, per quanto riguarda la questione dei salari, la perdita del potere d'acquisto, lei che cosa si sente di dire a completamento dei ragionamenti sentiti prima? C'è stata una lunghissima discussione, ci ricordiamo nel 2002 quando entrò in vigore l'euro, ma già fino al 2000, perché si voleva creare degli strumenti che analizzassero, delle agenzie che analizzassero il cambiamento dei prezzi a seguito dell'introduzione dell'euro. Ricordiamo che queste agenzie non furono messe in completa funzione, forse perché non si voleva neanche andare a controllare esattamente cosa veniva fatto da molte aziende, soprattutto nell'ambito del cambiamento dei prezzi. Sì, è vero, uno può dire che giustamente il cittadino italiano adesso ha un potere d'acquisto più basso, ma probabilmente non è tanto il potere d'acquisto più basso, quanto che affronta un insieme di spese molto più ampie rispetto a una volta. Basta pensare allo stile di vita che si va
30 anni fa, 40 anni fa, si compravano un insieme di beni molto più piccole. Quindi dal momento che i salari non sono aumentati molto, ma non sono aumentati molto non solo in Italia, invece il numero di beni che siamo in qualche modo portati a comprare per poter sentirci parte della società, basta pensare solo a tutto il mondo che riguarda internet, i telefonini e le tecnologie, che fino a 30 anni fa non esistevano, sono dei costi in più che impoveriscono di fatto le famiglie. A questo aggiungiamo il fatto che comunque la tassazione non è scesa e non sembra anzi destinata fortemente a scendere, soprattutto perché c'è anche una grande evasione fiscale, e di fatto le persone tendono a percepirsi più povere, ma sono spesso più povere non tanto perché sia colpa dell'euro, quanto perché non sono state messe in campo delle determinate azioni, penso alla riduzione delle tasse, piuttosto che a un miglior livello di concorrenza, che hanno di fatto che avrebbero potuto permettere la riduzione dei prezzi. Ecco, ma su questo tema invece Scelzo, qual è la sua posizione a questo tema euro, salari da un lato e dall'altro invece la competitività che in Italia non è cresciuta, non è migliorata per diversi fattori strutturali legati a, diciamo così, alle lentezze dello Stato italiano nell'adeguarsi riguardo alla giustizia, alle tasse e al mercato del lavoro? Aggiungerei un'altra cosa che secondo me è determinante, che sono le tasse di successione. L'Italia è un paese dove le tasse di successione sono bassissime rispetto agli altri paesi europei. Questo implica un non rimescolamento del denaro, quindi un rimescolamento sociale. Questo poteva essere un vantaggio su un periodo molto breve, ma può essere un clamoroso svantaggio su un periodo molto lungo, perché senza una tassa di successione che è similare rispetto al resto d'Europa, cioè in Italia, più alta. In Italia è clamorosamente bassa rispetto al resto d'Europa. Tanto per darci un'idea, in Belgio su certi beni si va a pagare il 60% di tassa di successione, mentre in Italia, nella peggiore delle ipotesi, siamo all'8%, cioè c'è una differenza veramente incredibile. Questo non rimescolamento di denari sta, per certi versi, ingessa un po' il mercato, cioè i ricchi rimangono ricchi, ma non c'è un rimescolamento dei patrimoni. Quindi c'è una sorta di economia di rendita verso invece un'economia legata ai profitti, al libero mercato, che in questo modo qua blocca il paese e qualcuno probabilmente non fa delle scelte più legate, voglio dire. Blocca lo sviluppo, cioè che è la cosa più preoccupante, perché se una persona è già particolarmente ricca e non ha interesse a fare azienda e a sviluppare quelli che sono i capitali, si blocca, il sistema si blocca. Ecco, e adesso lancerei la seconda parte dell'intervista che abbiamo fatto ad Anna Marischi Danieli riguardo al perché, secondo lei, appunto, alla fine l'Italia dovrebbe rimanere all'interno dell'Unione Europea, e che lancia anche una provocazione che commenteremo qua con i nostri ospiti in studio. Quali sono i motivi per cui l'Italia deve restare all'interno dell'euro? Innanzitutto, il primo sul quale io credo siamo tutti concordi è che la concorrenza è fra Europa e il resto del mondo, non è fra singoli stati all'interno dell'Unione Europea. E successivamente dobbiamo considerare che noi, come Italia, abbiamo bisogno dell'Europa tanto quanto l'Europa ha bisogno di noi, per svariati motivi, ma i principali sono il fatto che innanzitutto siamo uno dei paesi fondatori e siamo la seconda manifattura d'Europa, la settima del mondo, la terza economia d'Europa. E ultimo, ma non ultimo, il concetto che siamo sia il crocevia che il portone d'ingresso di un flusso migratorio epocale. E, suppongo che l'Europa senza Italia si troverebbe in una situazione decisamente complessa da gestire. E poi, se vogliamo fare una provocazione finale, io sono dell'idea che all'Italia non convenga uscire né dall'Europa né dalla valuta comune, ma qualcun altro probabilmente sì. Chi sono questi qualcun altro? Possiamo dire la Germania,
Perché si creerebbe comunque una prima in Europa, che darebbe la possibilità ad altri stati che sono diversi dalla Gran Bretagna, che comunque, come abbiamo detto, aveva già negoziato un option out, darebbe la possibilità ad altri stati che sono a tutti gli effetti membri della comunità europea di considerare questa come ipotesi. E non considero quindi l'idea così assurda e né un paradosso quello che l'Italia possa essere usato come capro espiatorio per creare una situazione che poi vada a mettere in discussione il progetto Europa in generale. Abbiamo visto la seconda parte dell'intervista realizzata ad Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, dove lanciava anche questa provocazione che, a suo dire, può essere che alla Germania alla fine convenga che l'Italia esca dall'Unione Europea. Questo creerebbe poi una spirale di uscite, dove la Germania, avendo un'economia più solida e anche una moneta, la sua ex moneta, il marco, decisamente più forte, tornerebbe a poter far fronte unicamente alle sue difficoltà, non anche a quelle dei paesi tipo l'Italia o del Mediterraneo o dell'Est, che hanno delle problematiche non indifferenti in questo momento a livello economico. Chiederei in questo caso a Vadori di Finanziaria Internazionale qual è la sua posizione su questo scenario che ha ventilato la Mareschi Danieli. Beh, non è segreto il fatto che la Germania è già da un po' di anni che ha presentato, per tramite di membri della Banca Centrale o di politici di una certa area, idee di creare un'Europa a due velocità che raggruppino due macro blocchi di tipo monetario all'interno dell'Europa, pur mantenendo un'infrastruttura simile o analoga a quella attuale. Ovviamente l'Italia sarebbe in quello nella seconda velocità, però. Ma ad esempio in questo scenario qua, Vadori, che cosa accadrebbe? Fossimo nello scenario a due velocità? Ma allora, partiamo dal presupposto che il tema è il fatto di poter condividere un progetto di questo genere, nel senso che allo stato attuale delle cose l'unica modalità attraverso la quale si può uscire dall'Europa è l'articolo 50 della Costituzione Europea, che presuppone tutta una serie di meccanismi e molti dei quali non sono neanche stati ancora estrinsecati, per cui come si faccia effettivamente nel senso pratico del termine a completare un iter di uscita, l'Inghilterra stessa ne è la riprova, membro non completo, nel senso che non faceva parte dell'Unione Monetaria, è da 2 anni che sta negoziando tutti i trattati per l'uscita e non ha raggiunto ancora un punto definitivo riguardo a quelli che dovrebbero essere i rapporti post completamento di questo. Quindi anche parlare dell'uscita di un paese è un esercizio teorico molto interessante, ma nel senso pratico è molto complicato da condividere. Ecco, ma diverso, sì. diverso è secondo me invece introdurre e mettere a sistema un'ipotesi come quella dell'idea tedesca, che potrebbe essere limata con valutazioni di opportunità che sono quelle del nostro paese, in particolare riguardo a elasticità nel rapporto debito-PIL, piuttosto che all'interno però di un contesto in cui si rimane in Europa e in cui si riformano determinati tipi di meccanismi a partire dal fatto dell'assenza completa e quindi dell'incompiutezza del progetto di un ministro delle finanze europeo, nel senso che fino a quando abbiamo una banca centrale che coordina le politiche monetarie e un'autorità come la Commissione che dal punto di vista fiscale emana tutte le norme quadro, manchiamo e siamo sempre stati mancanti di uno degli elementi fondanti di un rapporto economico tra paesi, e cioè il coordinamento finanziario riguardo a quelle che sono le politiche finanziarie dell'Europa. Quindi, secondo lei, qualcosa da rivedere a livello di struttura di governance dell'Unione Europea e con gli Stati andrebbe fatta, sì. Ma lei lo vede fattibile questo breve? Diciamo che da un certo punto di vista nel breve è più facile, anche per una questione di natura comunicativa, ragionare in termini di out-out su entrare, uscire, rimanere o non rimanere. Ma la verità è che, al di là del fatto che entrambe le strade siano complesse, l'unico modo
per il quale tutti ne trarrebbero un beneficio sarebbe quello di ragionare in termini di uniformazione della condivisione dei rischi riguardo ai debiti pubblici, trovare un sistema e definire quello che è uno dei progetti in cantiere, il famoso Fondo Monetario Europeo. E ovviamente è una strada in salita, nel senso che ogni paese è portatore di un interesse che è contrario rispetto a quello degli altri, però abbiamo visto in casi come la Francia, in cui la deroga su determinate questioni del deficit e dei rapporti di Maastricht non ha portato a un maleficio all'interno del meccanismo europeo. Non credo che alla Germania convenga tanto insistere su questo tema, perché dobbiamo ricordare che i saldi del sistema di connessione bancario di Target 2 sono nominali e nel caso in cui ci fosse uno strappo in una strada senza senso, con delle regole che non sono state ancora scritte su come bisogna regolare tutti questi tipi di meccanismi nell'eventualità in cui usciamo, noi potremmo tranquillamente non versare nulla di tutti i soldi dei quali siamo debitori all'interno di questo meccanismo. E il primo a trarne un maleficio diretto sarebbe la Germania, perché è l'unico paese ad avere un saldo positivo e molto significativo. A latere, mi ricollego più al discorso di prima, non dobbiamo dimenticare che molte volte, nonostante sia un paragone o un confronto improprio, guardare all'esperienza di altri paesi che sono entrati in una crisi simile alla nostra, se non altro dal punto di vista finanziario, e valutare quali sono le modalità che loro hanno adoperato non è sempre del tutto sbagliato, e mi riferisco in questo caso al paradosso improprio di confrontarci agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, nonostante abbiano raggiunto una pienezza di crescita economica e si stiano avviando verso un'inflazione target come previsto, non hanno avuto nessun aumento di salari reali, per esempio. E questo è uno dei motivi per cui, nonostante questo, negli Stati Uniti c'è ancora tutto un ragionamento sulla disparità di trattamento all'interno delle classi economiche. E parliamo di un paese che, nonostante abbia il primo debito pubblico del mondo, è considerato credibile agli occhi degli investitori e ha aumentato il suo debito per uscire dall'impasse derivante dalla crisi finanziaria. Quindi il paradosso è che demonizzare lo status quo del fatto che l'Italia ha un debito significativo e se non risolve quel tema difficilmente può ragionare per qualsiasi altro tipo di scelta, è un modo per nascondere quello che è il tema centrale rispetto al quale tutti dovremmo trovare una quadra e un accordo per il benessere di quello che è il sistema integrato in generale, nel senso non del nostro unico paese. E l'Europa dovrebbe prendere in considerazione la serietà della tematica a prescindere da quelli che sono i suoi interessi particolari di paese in paese, cosa che ovviamente è molto complicato da fare perché richiede una valutazione di tipo politico e non semplicemente finanziario. Ecco, ma lei ha scelto rispetto a questa riflessione che adesso ha fatto Badori, che cosa ne pensa riguardo anche al tema del debito pubblico? Allora, c'è un aspetto che secondo me bisogna considerare molto. È vero che l'Italia ha un debito pubblico molto alto, ma è anche vero che il risparmio degli italiani è incredibilmente alto. Si parla di circa 9.000 miliardi di risparmio a fronte di 2.300 miliardi di debito. Non è proprio una questione da poco. Il problema vero è che quasi tutto questo risparmio, invece che essere inserito nel mercato industriale, è inserito in un mercato immobiliare, cioè 6 di questi 9 miliardi circa sono in immobili e quindi sono dei beni che non producono nulla, cioè è la produzione che manca in Italia. Abbiamo delle imprese che sono assolutamente delle eccellenze mondiali, ma sono relativamente piccole e non riescono a svilupparsi perché non ci sono degli investimenti importanti nel campo industriale. Questo è uno dei grandi limiti che probabilmente abbiamo e la politica negli ultimi anni, da tutte le parti, cambia veramente poco, non ha fatto granché per riuscire a spostare questi capitali verso l'industria. Ecco, domanda secca adesso farei a partire da Scelto, poi anche Indira Fabbro e Paolo Ermano, ma che cosa succederebbe alle imprese e alle famiglie se tornassimo alla lira, d'amblè?
Secondo me è un disastro totale. Avremmo probabilmente un'inflazione fuori controllo, avremmo difficoltà comprare beni. Immagino il principale che mi viene in mente, il primo proprio, che è il petrolio, la benzina. Con un'inflazione molto alta, visto che noi il petrolio in Italia non ce l'abbiamo e quindi dobbiamo per forza di cose importarlo, comprare petrolio dall'estero con una valuta che si svaluta sarebbe assolutamente drammatico. Quindi, oltre al fatto che molto probabilmente le imprese straniere entrerebbero nel nostro mercato più o meno come il burro, quindi comprerebbero molto facilmente, perché ci sarebbe proprio un cambio. Uscire dall'euro per un paese piccolo come l'Italia, oggi l'Italia, vado a memoria, vale circa lo 0,6% del mondo, tecnicamente niente. Se si isola può farsi solo dei grandissimi danni, secondo me. Rimanendo all'interno della comunità europea, comunque abbiamo una certa potenza di fuoco che dobbiamo continuare a mantenere. Cioè, i grandi competitors che possono essere la Cina e gli Stati Uniti, che sono i due principali, e quelli ci sono e restano, ma un'Europa unita può diventare un terzo competitor importante. Se si dividesse sarebbe un dramma per tutti. Ecco, e lei, Fabbro, cosa pensa? Dobbiamo tornare alla lira e poi soprattutto dobbiamo tornare a degli stati nazionali che però nel peso globale valgono molto meno rispetto all'idea di un'Unione Europea, come diceva Scelzo, unita, che può competere con gli Stati Uniti e con la Cina? Per una regione come la nostra, che siamo sul confine, diciamo che per le aziende sarebbe quasi facile dire passiamo alla lira, perché aumenterebbero le esportazioni, ci sarebbe un maggior peso nel comprare le materie prime. È vero che, quanto è stato detto prima, che noi non siamo produttori, cioè non abbiamo il petrolio o altre materie che dobbiamo per forza di cose comprare. Però dall'altra parte, per quanto riguarda le aziende, potrebbe essere un fattore positivo. Però le famiglie che si trovano a dover pagare di più, come diciamo fanno? Che i casi di iperinflazione invece non si sono mai registrati in paesi, per esempio dell'Europa, quanto in paesi dove ci sono state delle crisi, per esempio in Ucraina, in Venezuela, l'iperinflazione. Quindi situazioni veramente gravi, sociali, in cui subentra la politica e determinate situazioni storiche abbastanza complesse. Secondo me questo non accadrebbe per quanto riguarda l'Europa, l'Italia. Ci potrebbe essere un'inflazione, e questo è stato detto anche da diversi economisti, con una maggiorazione dei prezzi, diciamo, del 20-30%, quindi sicuramente ci sarebbe una situazione difficile per le famiglie, ma non così incontrollabile. Il problema vero è che abbiamo una politica che molto probabilmente non saprebbe gestire un'uscita di un euro. Per quanto riguarda l'Italia, sicuramente continueremo a restare in Europa, continueremo ad avere l'euro, però ci sono sicuramente determinate cose che bisogna rivedere, rivalutare, sia dal punto di vista politico che economico, come per esempio, per quanto si accennava prima, come idea, se noi guardiamo gli Stati Uniti, la Fed è un esempio, insomma, su cui la BCE dovrebbe un attimino guardare e cercare magari di avere lo stesso modello di funzionamento, perché noi siamo abituati, per quanto riguarda la nostra politica, ad avere solo delle leggi che vengono calate dall'alto e poi proposte al nostro governo, e quindi sicuramente ci sono tantissime cose da rivedere. Ecco, ma secondo lei, Ermano, questo aumento del 20-30% nel caso l'Italia tornasse alla lira, per le famiglie sarebbe gestibile? Beh, c'è da dire che è molto probabile, quanto veniva detto un po' prima, che nel caso di uscita dall'euro noi avremmo più da perdere che da guadagnare, perlomeno nel breve e medio periodo, appunto per questa questione dell'iperinflazione. Basta solo pensare al fatto che tutto il nostro debito pubblico dovrebbe essere riconvertito in un'altra moneta, e teniamo conto che da quando siamo entrati nell'euro la quota di stranieri che hanno iniziato a investire nel nostro debito pubblico è stata superiore alla quota di italiani che hanno iniziato a investire nel debito pubblico. Cioè, dal 2002 di fatto hanno investito più gli stranieri nel nostro debito pubblico che noi italiani. Quindi tanto, primi a non crederci siamo c'è noi. Tanto sovranismo, ma poi alla fine della fiera i soldi non vengono messi.
Anche il tema delle esportazioni in realtà non è esattamente come viene raccontato. Mi sono tirato giù dei dati prima di venire in trasmissione. Le esportazioni di fatto con l'euro sono aumentate di circa il 50% dal 2002, le importazioni del 30%, parto in valore, certo. Per cui di fatto le esportazioni sono cresciute con l'euro e per due motivi, primo perché è molto più facile adesso esportare verso i paesi europei. Ovviamente non c'è rischio cambio, ma poi secondo perché il fatto di non poter beneficiare delle cosiddette svalutazioni competitive come accadeva negli anni 70 e ricordo solo negli anni 70, perché già negli anni 80 epoca che tutti ricordano come mitica non era più possibile fare le svalutazioni competitive, ha fatto sì che le imprese abbiano dovuto rimboccarsi le maniche e non dover aspettare lo Stato per poter essere bravi ad esportare. E infatti si è osservato come la quota di esportazione delle aziende siano cresciute. Un numero minore di aziende esportano, ma perché un numero minore di aziende investono seriamente nel proprio patrimonio. E quelle aziende che lo si vede dai bilanci, gli utili di fine anno, non le reinvestono nella barca o nella casa a Cortina, poi di fatto reinvestono in azienda, di fatto aumentano la quota di export. Rimane che poi dopo saremo condannati all'inesistenza politica. Già adesso siamo un po' inesistenti. E prima giustamente si faceva notare come in Italia abbiamo questa percezione che molte delle normative europee calino da noi dall'alto, ma questo è per colpa nostra. Basta andarsi a vedere la lista dei parlamentari europei dell'Italia confrontata con quella della Germania, dell'Olanda o della Francia. Da loro mandano tendenzialmente, poi è sempre una media, non dico i più bravi, ma non, diciamo, gente preparata. Da noi molto spesso mandiamo, scusate il termine, i trombati. E quindi è ovvio che poi quando si va a negoziare noi abbiamo persone che non sanno neanche di che cosa si parla perché non sono preparati, sono stati scelti con altri criteri. E quindi poi alla fine quando sei a un tavolo negoziale con altri partner ognuno tirerà la legge per la propria giacchetta. E se i paesi del blocco, per esempio del nord Europa, si coalizzano per poter arrivare a un risultato e poi lo ottengono. Chiudo solo col caso dell'EMA, l'Agenzia Medica del Farmaco. Era sostanzialmente, c'è stato un ottimo lavoro di squadra peraltro, molto interessante, fra Milano, governato da Beppe Sala del PD, e la regione Lombardia, all'epoca governata da Maroni della Lega, per cercare di portare questa agenzia europea a Milano, che sarebbe stato un colpo molto importante per una città che insomma ha un notevole slancio. Quello che è venuto a mancare è stato il governo. I governi di fatto non si sono mossi un po' tardi per capire che era una partita molto forte, per cui di fronte a un territorio un territorio molto maturo come quello milanese e lombardo, che aveva riuscito a creare le condizioni per poter ottenere un'agenzia il cui valore era stimato in circa 1,5 miliardi di reddito all'anno, di fatto lo Stato italiano si è trovato tardi a muovere le pedine giuste, ma più per inesperienza, perché noi non siamo stati mai bravi a negoziare in Europa. Quindi il problema qual è? L'Europa o siamo noi che non siamo capaci di negoziare? Credo più la seconda. Bene. E ringraziamo Ermanno per questa considerazione. Adesso dobbiamo andare in pubblicità e ci vediamo tra poco con l'ultimo blocco di Friuli Economy e la seconda parte dell'intervista a Mario Fumei. Nel caso l'Italia decidesse di rimanere nell'Unione Europea, che cosa può chiedere all'Unione Europea per rinegoziare la sua posizione? In primis quello della mutualizzazione del debito, ad esempio, dove i nostri partner europei intervengono per sostenerci nella sostenibilità del debito stesso. La seconda cosa potrebbe essere una maggiore unione politica, perché ci manca in Europa ed è per questo che ci sono queste pulsioni contro euro. E forse la terza cosa che potremmo richiedere è di togliere gli investimenti infrastrutturali dal rapporto deficit-PIL. Io penso che queste cose però le potremo chiedere solo se effettivamente riusciamo a livello naturalmente governativo politico ad essere così incisivi e così credibili in un piano pluriennale di sviluppo. Ecco, quali invece sono i pro e quali i contro per l'Italia di continuare a rimanere nell'area euro, quindi utilizzare la moneta unica europea? Ecco, io naturalmente, sapendo che l'intervista verteva sull'euro, sono andato a cercarmi quali potevano essere tecnicamente diciamo i vantaggi per uscire dall'euro. Devo dire che purtroppo non ne ho trovati. Cioè, ecco, l'unico vantaggio che diciamo che potremmo portare
così avanti è quello della svalutazione competitiva che si potrebbe avere diciamo uscendo dall'euro, perché chiaramente uscendo dall'euro molto probabilmente ci sarebbe una svalutazione della lira. E questo sarebbe a vantaggio delle imprese, non della gente. Questo sarebbe a vantaggio delle imprese. Qualcuno dice che essendo a vantaggio delle imprese produrrebbero di più, quindi diciamo potrebbero assumere più persone e quindi ci sarebbe un aumento dell'occupazione. Io non credo, perché purtroppo la crisi di fiducia che si instaurerebbe uscendo dall'euro e il probabile default del nostro debito pubblico, che io vi ricordo che è al 133% del PIL e non è calato negli ultimi anni nonostante i tassi di interesse bassi che ci sono stati, quindi vuol dire che abbiamo un po' sperperato, diciamoci la verità. È naturale che i nostri partner europei vogliono un'Italia più credibile a livello politico e governativo. Non lo so se questo sarà possibile. Io posso dirvi però che un'uscita provocherebbe, parliamo di imprese, parliamo delle banche, probabilmente una nazionalizzazione delle banche, perché si vedrebbero ridotti i loro stock di credito e naturalmente molti mutui resterebbero in euro. È molto probabile. Facciamo un esempio di un italiano che ha contratto il mutuo con una banca tedesca in euro. Secondo voi lo converte in lire? Assolutamente no. I titoli che sono stati acquistati dalla BCE, 350 miliardi di euro acquistati dall'Italia nell'ambito del programma di quantitative easing europeo, secondo voi la BCE si prende le lire? Ma io assolutamente dico di no, perché voi sapete che la BCE è un'entità governativa sovranazionale, quindi ci sono tutti i governi dentro e nessuno chiaramente vuole accettare una svalutazione che potrebbe essere il 20-30% all'interno della BCE stessa. Quindi direi che i vantaggi sono dubbi, gli svantaggi ci sono tutti. Ecco, Vadori, si è parlato di, se si esce dall'euro, di nazionalizzare le banche, si è parlato anche del fatto che i mutui gli italiani dovrebbero continuare a pagarli in euro, però con la lira, quindi una lira magari svalutata al 20-30%, quindi diventerebbero carissimi. E secondo lei è una ricostruzione quella che ha fatto Fumei verosimile? E se sì, perché i friulani e gli italiani non si rendono conto di questo? Sulla seconda trovo più difficile dare una risposta. Per quanto riguarda la prima è molto semplice, è tutto molto verosimile e se non altro lo è per i prossimi, nell'ipotesi in cui lo facessimo domani, per i prossimi 3 o 5 anni. Ma quindi per sarebbe discretamente catastrofico o dirompente, bah, diciamo. Il tema legato a questo tipo di valutazioni è che, al di là del fatto che è difficile dare per scontato che non ci siano conseguenze alle azioni che noi poniamo, per cui valutare che noi siamo gli unici attori a diventare variabili è un pochino complesso riguardo all'ipotesi che altri paesi o altri blocchi abbiano le loro reazioni o che altri membri della comunità internazionale muovano delle cose che indirettamente producono degli effetti sul nostro. Ma i dati oggettivi sono questi: noi siamo usciti l'anno scorso per la prima volta da un periodo recessivo in termini di crescita del paese, un ritorno, e lo è evidenza anche quello che è accaduto in Inghilterra, a un'ipotesi di svalutazione, uscita e quant'altro, ci riporterebbe in una crescita negativa, se non pari allo zero. Fra 5, 6 o 7 anni la svalutazione competitiva dovrebbe essere in grado di riportarti a una crescita target del 3%, che era quella auspicata. Per cui la somma algebrica delle parti in 10 anni è l'equivalente di mantenere lo status quo e continuare a lavorare su quello che c'è senza cambiare le regole del gioco, ma mantenendo lo stesso gioco. Certo è che si possono fare delle modifiche, ecco. Cioè la modifica sulla questione deficit PIL è fondamentale, perché libererebbe le spese per investimenti da parte del governo. Ecco. Poi ci sono delle tematiche legate ad esempio anche al recupero di denaro per la riduzione del debito a fronte delle privatizzazioni, fatta in maniera seria e portata avanti da un governo che però possa durare con un programma coerente almeno 5 anni. Almeno 5 anni. Il suo mandato. Ecco, Scelto, lei nella
rinegoziazione con l'Unione Europea, che cosa farebbe? Le cose che ha detto Fumei, altre, le stesse, più altre ancora? Tendenzialmente sono d'accordo con lui su tutto. Come negoziazioni, diciamo, in Europa l'Italia deve assumere un peso specifico maggiore, però sposo perfettamente il concetto espresso prima, cioè la classe politica che in Europa va a trattare deve essere il meglio possibile presente sul mercato italiano, cioè i migliori politici dovrebbero andare in Europa a trattare con l'Europa, non il contrario. Non il contrario, quello che ha detto prima Armando. Esattamente. Quindi negoziare. E lei, Indira Fabbro, prima aveva detto riguardo a diverse tematiche con l'Unione Europea, e Paolo Ermano ha detto però molto probabilmente, appunto come ha ribadito anche Scelzo, non mandiamo probabilmente i nostri migliori negoziatori, quindi probabilmente non è un tema che l'Unione Europea che fa delle leggi così complicate, ma siamo noi che a quei tavoli manchiamo o non mandiamo delle persone davvero efficaci. Infatti il prossimo anno ci saranno le elezioni europee, no? Però io dubito che noi italiani sappiamo chi sono i nostri rappresentanti in Europa e cosa effettivamente hanno portato in Parlamento europeo. Quindi sinceramente nella programmazione o comunque nella campagna elettorale che ci sarà il prossimo anno spero di vedere temi portati avanti anche poi negli anni e che vengano discussi da chi noi andremo a votare. Manca quindi una programmazione, secondo me, come 2019-2021 è stata presentata la settimana scorsa, ma manca quello che l'Italia farà, cosa farà l'Italia, l'Europa, i paesi che ne fanno parte, quali sono gli obiettivi da raggiungere, che tipo di peso e di ruolo avremo in futuro. Queste sono le cose che noi dobbiamo andare a discutere assolutamente con i politici, con il Presidente della Commissione Europea, con anche chi già adesso, ad esempio mi viene il nome Tajani, fa parte, insomma, è un rappresentante di alto livello per l'Italia e quindi spero che venga fatta la programmazione per quanto riguarda le aziende e il mondo di cui faccio parte. Ecco, Ermano, lei che cosa rinegozierebbe con l'Unione Europea rispetto anche a quello che è un po' il tema lanciato da Fumei prima durante la sua intervista? Beh, sono d'accordo con quello che diceva Indira Fabbro. Prima di tutto dovremmo chiederci noi cosa vogliamo dall'Unione Europea, perché se si vuole negoziare qualcosa bisogna intanto capire che obiettivi darsi. Io per mia formazione, per mia sensibilità, mi auspicherei che si creassero gli Stati Uniti d'Europa, quindi un sistema federale in cui ci fosse un budget per l'Unione Europea più sostanzioso, quindi capacità da parte, quindi potere di spesa serio da parte dell'Unione Europea, governato con meccanismi democratici ovviamente. E anche perché comunque, insomma, al netto di quanto possiamo dire di negativo rispetto all'amministrazione europea, di fatto è molto efficiente. Basta solo ricordare che tutti gli enti europei, tutto il personale che afferisce all'amministrazione dell'Europa Unita, a tutte le varie sue attività, dalla Corte di Giustizia alla Banca Centrale, costa meno dei dipendenti del Comune di Roma, quindi di fatto è abbastanza efficiente, considerando che poi muovono un budget molto più elevato di quello del Comune di Roma. E, quindi certamente quello che bisognerebbe auspicarsi è creare uno strumento di politica fiscale, non solo monetaria, per poter assorbire gli shock. Non è facile perché chiaramente le esigenze della Germania e della Romania, tanto per citare due paesi nel nostro territorio, sì, nell'area europea, sono molto diverse. Quindi, non parliamo poi dell'Italia, visto anche quello che... No, ma basta pensare alle difficoltà in Italia che abbiamo per fare una politica fiscale, sì, fra la Lombardia e la Calabria, insomma, che sono lo stesso territorio, ma le esigenze di spesa e di programmazione molto diverse. Quindi guardiamoci dentro, capiamo le difficoltà che abbiamo nel gestire noi stessi, dopodiché sarà più facile capire anche i problemi in europei. Bene, ringrazio gli ospiti di questa sera che ho avuto a Friuli Economy. Ora spazio alla rubrica Friuli Lavoro sul mercato lavoro in Friuli Venezia Giulia. Certamente avrò modo di tornare su questa tematica qua riguardo all'Europa e all'Unione Europea, perché è tematica sicuramente importante, come abbiamo avuto modo di approfondire questa sera. A tutti voi una buona serata con le trasmissioni di Telefriuli. Ci vediamo tra una settimana, sempre su Friuli Economy alle 21.
Questo programma vi è stato offerto da...